laboratorio di teatro comico. Io dico sempre, io trasmetto la mia, il mio amore, la mia passione per il teatro. Come ho detto prima, che il teatro comico ci fa tornare bambini, è quello che cerco appunto di trasmettere agli allievi. Io appunto faccio insegno, sono insegnante di teatro comico per bambini e anche adulti. Nei bambini io lavoro per le scuole e adulti io ho due corsi, uno in presenza e anche online. Infatti faccio un corso di teatro comico online, pensate, nato durante il Covid. Nato nel 2020 durante il Covid per necessità. Ed è funzionato talmente bene che tuttora lo sto portando avanti. Sempre online? Sempre online. E puoi dire una, posso dire una cosa, Cecco? No? Sì, questo sì. Me l'hai detto te. Riesci con questo teatro online e raccogli tantissime persone anche da fuori regione. Ma sì, perché è in tutta Italia. Bene. In tutta Italia. Quindi anche questa è una cosa bella. Certo. Sì, è la cosa favolosa, diciamo, la tecnologia ci aiuta perché comunque le distanze si annullano, quindi siamo tutti più vicini. Ed è proprio un corso di teatro online in video, ovviamente in video, che ho strutturato proprio apposta con degli esercizi e con i video proprio da realizzare proprio sulla piattaforma Zoom. Infatti adesso fra poco dovrebbero iniziare nuovi corsi ad aprile. Sponsorizziamo. Se uno si volesse iscrivere, dove ti cerca? Ci sono sulle pagine Facebook Laboratorio di Teatro Comico e Compagnia Teatrale La Divina Toscana. È tutto, diciamo, visibile, lì ci sono tutti i contatti per potermi contattare e chiedere tutte le informazioni per partecipare al corso, che sono, diciamo, nemmeno poi così tanto da un punto di vista temporale impegnativo, perché sono otto incontri di 1:30 su Zoom una volta a settimana e faccio sempre a gruppi di 8 e 8, quindi uno non ha nemmeno, come posso dire, la preoccupazione o l'ansia di prendere un impegno continuativo, troppo continuativo. Questa cosa dell'impegno continuativo non è banale. Sì. Ma poi questo corso online a un certo punto come lo realizzate a livello pratico? Funziona a livello pratico che viene realizzato un video saggio che è un cortometraggio comico. Dove i partecipanti si filmano da sé autonomamente con la telecamera del proprio telefono, dove in pratica nel corso io darò tutte le indicazioni anche di come effettuarsi la ripresa. Ma dai! Quindi nel corso è come se fosse un corso anche di videotecnica, sì, perché si impara anche a farsi la ripresa. E poi successivamente la ripresa che ognuno realizza, io farò il montage, il collage il montage, e viene poi pubblicizzata sui nostri social. Bello. È anche una cosa abbastanza innovativa. Diciamo, forse sono stato una cosa originale. Infatti uscì nel 2020, quando uscì proprio un articolo sulla Nazione. Inizia il corso di teatro online con Alessandro Cecchini, il Cecco. Fa piacere. No, certo. Conoscimenti belli.